credo che sia una cosa perfino imbarazzante, ma non per noi. Ho voluto spiegare il calvario di un anno. Ogni tanto qualcuno dice dobbiamo dialogare, noi stiamo dialogando con una pazienza francescana da un anno. Abbiamo mandato a Roma l'11 ottobre il piano di coesione, ci hanno fatto perdere un anno di tempo, hanno sottratto alla Regione Campania quasi 2 miliardi di euro per fare operazioni finte, tipo la truffa di Bagnoli, costringendoci ad eliminare progetti cantierabili domani mattina, l'ospedale degli incurabili a Napoli, lo stadio Collana, il parco a Napoli Est, gli interventi sulla viabilità. Abbiamo centinaia di comuni che hanno bisogno di un aiuto finanziario per realizzare le strade, l'ospedale degli incurabili nel centro storico e poi tutto il comparto della cultura che rimane bloccato, paralizzato, un anno di tempo perso senza nessuna motivazione. Mi è capitato di invitare almeno 10 volte esponenti di governo, ministri, ad un confronto pubblico per venire a spiegare le ragioni di questo blocco. Sento dire ogni tanto, ma com'è possibile? Abbiamo fatto gli accordi con 17 regioni tranne 3. Dovete spiegarlo voi, non noi. Questa è un'aggravante. Ma non hanno il coraggio di fare un confronto pubblico nel quale posso dire dalla prima all'ultima parola le cose che ho detto questa sera ai colleghi sindaci per spiegare il calvario che stiamo subendo e il danno che subisce l'economia della nostra regione. 6 miliardi di euro, potevamo avere i cantieri aperti ad oggi, i cantieri aperti, ed è tutto bloccato, una cosa irresponsabile. Oggi lo chiederemo anche al ministro Fitto, ci sono 180 comuni in Campania su 550 che rischiano il dissesto finanziario e 280 che non riescono a chiudere la vecchia programmazione, e soprattutto siamo a luglio 2024 e la programmazione 21-27 ancora non inizia, non arrivano i fondi, non c'è la firma dell'accordo di coesione, non possiamo iniziare a progettare, a programmare, già sappiamo che avremo ritardi nel 2027 per la realizzazione delle prossime e future opere. È strategico per i 550 comuni della Campania avere chiarezza sugli eventi culturali, sui POC non ancora siamo fermi, non otteniamo i finanziamenti al governo nazionale che a sua volta deve trasferirle al regionale e darle ai comuni. Ci saranno 500 comuni in Campania che quest'estate non faranno eventi. Penso che sia il momento di dare chiarezza, ma soprattutto di accelerare le procedure. Ci sono difficoltà oggettive, spero che entro oggi, nei prossimi giorni, riescano a trovare una quadra, una sintesi tra il Presidente della Regione e il Ministro, che peraltro che stia per andare via da Roma e va in Europa. Certo, tutto questo sincero di una difficoltà che scavita i comuni, ma scavita i nostri cittadini, questo sembra abbastanza evidente. Le diatribe non fermano mai, io sono per una leale collaborazione all'interno delle istituzioni. Chiunque ci sia al governo, chiunque sia in rappresentanza istituzionale, deve di collaborare. Mi dispiace che si sia trovata questa quadra tra di loro, insomma, che appesantisce un po' il dato che ci riguarda più direttamente. Credo che il fatto che qui ci siano tanti sindaci dimostra come ci sia un'aspettativa da parte di tanti di essi, una corrispondenza tra le aspettative che i territori hanno rispetto a questi fondi e la realtà dell'attesa, per così dire. E la visione di Napoli è questa: noi siamo assolutamente per un dialogo istituzionale, lo abbiamo fatto sin dal primo momento del nostro insediamento e dell'elezione del sindaco Manfredi.